Me l'ha fatta sudare questa intervista, eh? 3 giorni e 3 notti attaccato al telefono per aspettare una sua risposta. Non ci speravo più. Mi dica, perché hai voluto venire proprio? Non era meglio un posto più tranquillo? Oppure le piacciono le macchine? Non è troppo rischioso con tutta questa gente? Potrebbero riconoscerla. Senza poi contare la polizia, ci saranno centinaia di agenti qui intorno. E nei cruscotti delle volanti ci sono troppi ricordati di me con la sua foto segnaletica. Ma lo sa che hanno l'ordine di spararle a vista? Certo, ma dove c'è la folla la polizia non spara volentieri. E poi è più facile fuggire. Allora, vogliamo cominciare con qualche domanda? Mi accenni alla sua vita, come è iniziato tutto, perché, l'esperienza del carcere, gli ambienti che ha frequentato e che frequenta, e la sua evasione. Hai portato la roba? Allora è vero quello che dicono. Perché? Che dicono? Ti chiamano il bandito dalla droga facile. Scrivete di me quello che vi pare, meno che solo un drogato. Allora, perché hai chiesto quella roba in cambio dell'intervista? La cocaina non ricoglionisce troppo. È anche vero che un professionista non dovrebbe mai drogarsi, ma quel pizzico di polvere prima del colpo ti dà la spinta giusta. Enrico Salerno e Franco Calogero significano niente per te? Non li conosco. Forse è meglio cominciare dall'inizio. Non c'è molto da raccontare. Scippi, furti. Poi la prima rapina. Mi sono stancata presto di fare la spalla e così sono entrato nel giro grosso, tra la gente cosiddetta per bene. Anche lì però ho dovuto fare la mia gavetta. Procuravo droga e qualche volta ragazzine a certi personaggi. Fammi almeno qualche nome, altrimenti che accidenti racconto nel mio articolo. Per adesso non mi conviene. E perché? Perché mi hanno già fregato una volta. Cioè? Per salvare alcuni grossi papaveri sono stato zitto. Il risultato? La condanna per una rapina che non ho commesso. Allora ho sbagliato a non fare i nomi e questa volta non ripeterò l'errore. Ho tra le mani, diciamo, una carta di credito, una garanzia. Se tentano di fregarmi ancora, stavolta mi ritrascino dietro tutti quanti. Questa è la logica tipica dell'animale braccato, è comprensibile d'altronde. Individuo socialmente pericoloso, pericolo pubblico numero uno. Ormai sei un eroe del male. Non mi frega niente di quello che dicono e possono pensare gli altri. Sta di fatto che non mi fido di nessuno e vedo solo il mio interesse. Se poi voi giornalisti aumentate le vendite con l'aiuto del mio nome, fatti vostri. Possibile che tu sia rimasto indifferente a tutta questa pubblicità? Un altro al posto tuo si sentirebbe un Dillinger redivivo. Con la differenza che quel Dillinger, se non sbaglio, ha fatto una brutta fine. Fu ammazzato dalla polizia all'uscita di un cinema. Lo so. Perché qualcuno aveva tradito. A me non succederà. Ora però voglio raccontarti un episodio della mia vita. Farai una bella figura col tuo direttore.